Buongiorno, eccoci qua, bentornati, siamo in diretta a Postural Fitness e cominciamo subito con il nostro allenamento. Andiamo a preparare il tappetino, togliamo le scarpe e posizioniamoci sul tappetino nella nostra sala fitness per cominciare con il nostro riscaldamento. Attiviamo il timer, 50 minuti di lavoro per noi, buon allenamento a tutti. Andiamo sul tappetino, divarichiamo un pochino le gambe, portiamo le punte verso l'esterno, distendiamo la schiena, risucchiando anche la pancia e rilassiamo le spalle in basso. Da qui prendiamo aria dal naso e mandiamo l'aria fuori dalla bocca e lo facciamo per 5 volte. 2, 3, 4. E rimaniamo su con le braccia, portiamo una spalla alla volta vicino all'orecchio per 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui andiamo a ruotare il busto ma non il bacino, quindi fermiamo il bacino, andiamo a ruotare il busto, allontaniamo le mani, le braccia, una indietro e uno un braccio avanti, guardiamo indietro, allontaniamo lo sguardo indietro, prendiamo aria e ruotiamo a sinistra facendo la stessa cosa. Vai, prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori, apriamo bene la spalla. E l'ultimo, da qui porto le mani sulle anche, vado giù, scivolo con le mani verso le ginocchia mantenendo le spalle in apertura e lo sguardo avanti e poi guardo in basso e arrotondo la schiena, ritorno su. Ancora cerchiamo di concentrarci sulla mobilità della colonna vertebrale. Vai giù e sali. Piega le gambe e stendi, ancora 4 volte, ancora 3, ancora 2 e l'ultima volta. Porto le mani sui fianchi, adesso mi dedico al busto, quindi apro bene le spalle e vado in circonduzione destra facendo tutto il giro. 2, 3, 4 e 5. Cambio dall'altra parte. 1, 2, 3, 4. E l'ultima volta, 5. Da qui distendiamo le braccia a lungo i fianchi, andiamo su con il braccio destro, ci allunghiamo verso l'alto, prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori, cerchiamo di flettere senza chiuderci in avanti e lasciando le dita in alto. Vai, 2. Mi allungo e fletto. 3. Mi allungo e fletto, apriamo bene il dorso e l'ultimo, mi allungo e fletto, perfetto. Da qui mani sui fianchi, andiamo in circonduzione del bacino, cerchiamo di muovere il bacino e non muoviamo la schiena, il busto, ok? Concentriamoci solo sul movimento del bacino e disegniamo dei cerchi a terra. E poi cambiamo verso, andiamo dall'altra parte. 1, 2, 3, 4 e 5. Da qui sulle braccia andiamo in basso, respiriamo, rimaniamo in posizione. Rilassiamo la cervicale, lasciamo la mano sinistra a terra e andiamo ad aprire la spalla destra, il palmo è rivolto verso l'esterno e ritorno giù. Vai ancora,
prendo aria e mando l'aria fuori, allungo, prendo aria e mando l'aria fuori, ritorno, vado a ruotare i piedi a destra, appoggio il ginocchio a terra e rilasso il piede. Da qui il piede anteriore deve rimanere appoggiato completamente a terra e deve essere davanti al ginocchio. Quindi vado a spingere il bacino in basso. Se voglio posso rimanere in questa posizione oppure tentare di portare le mani sulla coscia. Rimango qualche secondo in questa posizione e poi vado a distendere le braccia in alto. E ritorno giù e distendo la gamba anteriore, gobbetta, guardo il ginocchio. Ritorno avanti, punto il piede posteriore sul tappetino e distendo tutte e due le gambe. Ok, porto le mani al centro e poi vado a fare tutto dall'altra parte. Quindi andiamo a spingere l'anca verso il basso, poggiamo bene il nostro piede. Se voglio rimango in questa posizione oppure porto le mani sulla coscia. Che ce la faccio? Vado su con le braccia. E ritorno e spingo il bacino indietro, distendo la gamba anteriore. Una bella gobbetta, guardiamo il ginocchio. Da qui ritorno avanti, punto il piede verso il tappetino, distendo tutte e due le gambe. Ritorno al centro, chiudo i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e piano piano srotolo la schiena verso l'alto. Andiamo adesso a rinforzare le nostre gambe, portandoci in posizione squat. Ok, da qui porto le mani al petto, vado a fare un doppio molleggio squat, quindi spingendo il bacino indietro ma mantenendo le spalle in apertura, e poi un secondo sulle punte, pancia sempre risucchiata, per 10 volte, via. 1, 2 e sali. Mantieni l'equilibrio un secondo, 1, 2 e sali, 1, 2 e sali, mentre sali senti che il gluteo ti spinge verso l'alto, 1, 2 e sali, 1, 2 e sali, vai ancora 5 volte, ancora 4, ancora 3, ancora 2, e l'ultima volta, e recupero, sciolgo un pochino le gambe e lo rifaccio per una seconda volta, ma questa volta spingiamo anche su con le braccia, arrivando in questa posizione con le braccia, vedete, vicino alla testa. Quindi andiamo a fare un doppio squat e poi mentre andiamo sulle punte portiamo le braccia in alto, pancia sempre risucchiata, via. 1, 2, sali e rimane un secondo, 1, 2, sali, 1, 2, sali, 1, 2, sali, 1, 2, sali,
5 volte. Vai. Ancora 4. Cerca di mantenere l'equilibrio. Ancora 3. Ancora 2. E l'ultima volta. E stop, recupera. E adesso andiamo all'estremità del tappetino. Prendiamo aria. Mandiamo l'aria fuori, srotoliamo la schiena. Andiamo a piegare leggermente le ginocchia e poggiamo i palmi a terra. Rimaniamo in questa posizione e portiamo il carico prima sul metatarso, quindi sul piede a livello anteriore, e poi sul tallone, dondoliamo avanti e indietro e respiriamo. E da qui andiamo in quadrupedia, portiamo i polsi sotto le spalle e ginocchia sotto le anche. Le spalle sono rilassate e da qui andiamo ad inarcare la schiena, guardiamo avanti spingendo il sedere verso l'alto e prendiamo l'aria. E poi arrotondiamo la schiena, nascondiamo la testa e la coda, facciamo una bella gobbetta e mandiamo l'aria fuori. In questa posizione dobbiamo cercare di concentrarci sul movimento della schiena e di mantenere le braccia distese. Vai, prendi aria, manda l'aria fuori. Prendi aria, manda l'aria fuori. Prendi aria, manda l'aria fuori. Ancora 2 volte. E l'ultimo. Da qui punta i piedi sul tappetino. Prova a portare il bacino su. Con le gambe piegate, porta la schiena indietro, le braccia distese. Se ce la fai, puoi distendere le ginocchia, addirittura appoggiare i talloni. Cerchiamo di mantenere le spalle rilassate in basso, lombelico risucchiato, e spingiamo il sedere in alto e la parte dorsale verso il basso. Ok, ritorniamo giù e adesso andiamo in plank. Possiamo rimanere in plank con le ginocchia a terra, il bacino in avanti, quindi dobbiamo stringere i glutei e attivare l'addome. Possiamo rimanere o con le braccia distese, quindi sempre polsi sotto le spalle, oppure possiamo anche poggiare i gomiti per chi ha fastidio ai polsi, e rimanere sempre in contrazione dell'addome, oppure fare un altro tipo di lavoro. Andiamo su, sempre glutei stretti, addome stretto, andiamo a toccare a terra con il nostro ginocchio e poi andiamo a distendere la gamba in alto spingendo la schiena verso il basso e distendendo bene le braccia. E questo lo facciamo per 10 volte, quindi se rimanete con le ginocchia a terra, fino alla fine dovete fare quell'esercizio mentre noi ci muoviamo. Allora, pronti? Vai, 1, solo gamba destra, salgo, mi allungo totalmente e ritorno, attivo bene l'addome, poggio il ginocchio, attivo bene l'addome, spingo in alto. 2. Tre. Prima di scendere totalmente e prima di salire dobbiamo essere sicuri di aver attivato l'addome.
4, 5, 6, 7, respira, 8, 9 e l'ultima volta, 10. E giù, ritorno giù, sciolgo un pochino i polsi, le spalle se mi danno fastidio. E adesso andiamo di nuovo in quadrupedia e lavoriamo con la gamba destra. Da qui distendiamo la gamba indietro, distendiamo il braccio sinistro in avanti, andiamo su senza colpire l'albero di Natale, allunghiamo bene e ritorniamo. Da qui cambiamo braccio e cambiamo gamba, quindi trasferiamo ogni volta il peso da un lato all'altro e dobbiamo in questo caso avere il controllo di tutto il nostro corpo, partendo dall'addome e dal bacino, che sono, diciamo, i nostri due punti fermi. Quindi mi faccio un po' più avanti. Ok, da qui andiamo a distendere gamba destra, braccio sinistro e via. 1 e cambio. 2 e cambio, mantengo la pancia dentro. 3 e cambio. 4. La testa in linea con la schiena, le spalle rilassate. Vai. 5. 6. 7. 8. 9. E l'ultima volta, 10. Ok, da qui devo lavorare solo con la gamba destra. Faccio una circonduzione dell'anca e distendo la gamba in alto, attivando bene il grande gluteo per 10 volte. Cerchiamo di non muovere il bacino, manteniamo il frontale. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10, rimani su e molleggia per 10 volte in alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui unisci le punte, divarica le ginocchia e allungati indietro. Ritorna su, riportati nella stessa posizione se vuoi, sciogli un pochino i polsi e le spalle, io mi giro per farvi vedere l'altra gamba, andiamo in plank o modalità 1 o 2 o 3, vi ho fatto vedere prima, e andiamo su, stringiamo bene i glutei, attiviamo l'addome e vado ginocchio, estendo verso l'alto, distendo le braccia. Appiattisco bene la schiena, attivo l'addome, poggio, attivo l'addome, stendo, 2, attivo l'addome, poggio, attivo l'addome,
Stendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. E ritorno. Da qui sciolgo i polsi, sciolgo le spalle e vado con il secondo esercizio per i glutei e la postura sempre. Da qui iniziamo con la gamba sinistra dietro, braccio destro avanti, andiamo su, cerchiamo la massima lunghezza dei due arti, pancia rinucchiata e bacino fermo e poi cambio, sposto il carico dall'altra parte senza dondolare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. E da qui solo gamba sinistra, circonduzione dell'anca e distendo in alto. 1, cerchiamo di controllare molto il bacino adesso. 2, spalle sempre rilassate, testa in linea con la schiena. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Rimani su e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudo i piedi, divaro con le ginocchia, allungo la schiena. Da qui andiamo pancia sotto, facciamo un lavoro per il nostro dorso e i muscoli paravertebrali, che sono i muscoli che si trovano vicini alla nostra colonna vertebrale. Da qui andiamo con le braccia distese indietro, palmi rivolti verso il pavimento, la fronte mettiamola appoggiata sul tappetino. Dopodiché la solleviamo pochissimo e mentre solleviamo la fronte da terra portiamo le braccia in alto e le spalle verso in direzione delle caviglie, quindi le facciamo scendere verso il basso, verso i nostri piedi, ok? Per 10 rimaniamo sempre con lo sguardo in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Rimani qui e molleggia con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e recupera. Rilassa un attimino, poi lo facciamo per la seconda e ultima volta. Mi raccomando, molto importante mantenere la testa in linea con la schiena, quindi non dobbiamo guardare avanti, ma dobbiamo fare un piccolissimo movimento in alto della nostra fronte, ma mantenere lo sguardo sempre al tappetino. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e recupero. Perfetto. Ok, portiamo adesso le mani sul tappetino, cerchiamo di tirarci su con la forza delle nostre braccia e allunghiamo la schiena. Ok, andiamo adesso in posizione laterale, quindi da qui ci portiamo sulle ginocchia, apriamo la gamba destra, portiamo le braccia in questa posizione rilassando le spalle, da qui prendiamo aria, flettiamo il busto portando un braccio verso l'alto e un braccio nella direzione opposta. Ritorniamo al centro, prendiamo aria, mandiamo l'aria fuori e ci allunghiamo in posizione laterale. Ricordate che le dita sono rivolte a sinistra. E ritorno, prendo aria, mando l'aria fuori, prendo aria, mando l'aria fuori, vai ancora, prendi aria, manda l'aria fuori, prendi aria, manda l'aria fuori, ultima volta, prendi aria, manda l'aria fuori e rimani qui. Da qui porta il peso un pochino di più sulla gamba sinistra, poggia solo la punta del piede destro e sali. 1, 2, mantieni la postura, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani su, porta il braccio in alto, molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo adesso a terra, ci portiamo con le gambe distese e sul braccio in appoggio, la testa in appoggio sul braccio, l'altra mano è poggiata a terra. Da qui andiamo a fare un lavoro soprattutto di controllo, quindi stringiamo bene i glutei e portiamo bene la pancia all'interno. Da qui scivoliamo, strisciamo anzi con il piede destro verso il ginocchio sinistro e poi ritorniamo giù. In questo movimento dobbiamo cercare di non ruotare il bacino, che rimane sempre avanti, e di in qualche modo spingere il ginocchio indietro e in apertura. Vai. 1. Attiviamo gli abduttori. 2. 3.
4, 5, 6, 7 e l'ultima volta 8. E da qui, oltre a strisciare verso il ginocchio, andiamo a distendere la gamba e poi piede a martello ritorniamo giù. 2, cerchiamo di aprire il ginocchio, distendiamo, flex e scendi piano. 2, 3, anzi 4, cinque, sei, sette, otto, nove. E l'ultima volta, 10, e da qui scendi e risali per 10, flex e punta, flex e punta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 e recupera, porta la gamba che ha lavorato avanti, lavora con la gamba che è distesa indietro, in basso, piede a martello, da qui salgo e scendo, non utilizzo la caviglia nel movimento ma gli adduttori, quindi tutto parte da questa muscolatura. Se volete potete anche salire un po' con la testa e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, rimani su, flette e stendi la caviglia, flex e punta, 2, 3, 4, mantieni la muscolatura attiva, 5, 6, 7, 8, 9, 10, punta, vai a disegnare dei cerchietti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e rilasso. Da qui piano piano mi alzo, mi porto di nuovo in ginocchio e faccio tutto dall'altra parte con calma. Distendo la gamba, braccia, fletto a sinistra e poi poggio la mano sotto la spalla e mi allungo a destra, 2, respira, 3, e l'ultima volta, 4, rimango qui, porto il peso un pochino di più a destra e sali e scendi con la gamba, 1, mantieni la postura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani su e molleggia, braccio teso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E da qui scendi
portati di nuovo in posizione, cerca di poggiarti con la testa, di stendere le gambe e andiamo con l'attivazione dell'addome e dei glutei, quindi stringiamo bene i glutei e portiamo bene la pancia dentro e andiamo a strisciare aprendo bene il ginocchio e mantenendo il bacino avanti e ritorno. Due, dobbiamo sentire questo muscoletto qui dietro che si attiva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Da qui distendi la gamba, piede in flex e ritorna giù. Striscia, apri bene il ginocchio all'esterno, distendi, flex e torna. 3. Controlla il bacino. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E l'ultima volta 10 e da qui scendi e risali per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e vai giù con la gamba piegata avanti, quella che ha lavorato. Lavoriamo con gli adduttori della gamba sinistra, piede in flex, piede a martello e sali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rimani su, flette e stendi la caviglia, punta tallone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani in punta, disegna dei cerchi andando indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupera. Da qui piano piano portati in posizione seduta e con calma vai giù, piano 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 piano, porta le mani sulle cosce. Da qui dobbiamo imparare ad attivare prima di tutto l'addome. Quando facciamo gli esercizi per l'addome non dobbiamo partire dai muscoli del collo, questo è possibile sia concentrandosi e con il tempo ovviamente con una maggiore forza muscolare, quindi inizialmente è normale che sentiamo più carichi i muscoli, soprattutto qui anteriori del collo, ma perché siamo abituati a cominciare dal collo, invece dobbiamo concentrarci, attivare l'addome e poi sollevare la testa. Quindi da qui attivo l'addome spingendo la schiena verso il basso. Una volta attivato salgo, chiudo il mento e provo a scivolare con le mani verso le ginocchia.
mantengo la posizione un secondo e poi piano piano controllo la discesa, attivo di più l'addome e ritorno, due, e ritorno giù, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Da qui porto le gambe a 90 gradi. Cerco di portare le mani una sull'altra sotto la zona lombare. Così. Da questa posizione spingo la schiena sulle mie mani e provo a scendere con un solo piede a terra senza inarcare la schiena. Cerchiamo di posizionarci bene. Via, spingo, spingo, spingo e ritorno. Vai. Due. Tre. Quando scendo devo spingere ancora di più contro le mie mani. Quattro. Cinque. Sei. Sette, otto, nove, dieci, e ritorno, scendo giù piano piano con un piede alla volta, mani sulle cosce e sali di nuovo, uno, e ritorno. Due, e ritorna, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, gambe a 90, andiamo con una mano sull'altra e portiamola sotto la zona lombare e andiamo con il piede sinistro verso terra, uno, due, senza perdere la spinta delle mani, tre, quattro, la spinta, scusate, dell'addome sulle mani, cinque, sei, sette, otto, nove, e l'ultima volta, dieci. Ritorno, da qui lascio le gambe a 90 gradi, mani dietro la nuca, sali con la forza dell'addome in alto e vai a fare una bicicletta a 90 gradi, quindi gomito, ginocchio, apro, chiudo, 1, 2, 3, lo facciamo per 20 volte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 e stop. Ok, portiamo le gambe al petto e rilassiamo la zona lombare. Tanto guardo quanto manca. Oh, 5 minuti di allungamento abbiamo, benissimo. Perfetto, rilassa le spalle, allunga il collo e respira. Questa è un'ottima posizione per allungare la zona lombare e per inibire la muscolatura dell'anca, quindi rilassarla. Da qui poggia solo il piede destro a terra e da qui fai delle circonvoluzioni con l'anca, il piede sinistro, scusate, a terra e fai delle circonvoluzioni con l'anca destra. Da qui distendi la gamba in alto e tira. Da qui accavala la gamba destra sulla sinistra, sciogli un pochino l'anca facendo questo movimento di spinta del ginocchio dentro e fuori. E quando si è pronta abbraccia la coscia sinistra e poi scendi e rilassa. Vai di nuovo con le ginocchia al petto, blocca la sinistra, poggia il piede destro e fai delle circonduzioni. Distendi la gamba su e tira. Prima effettua delle spinte piccoline con del ginocchio, con la mano, dall'interno all'esterno e poi quando sei pronta vai ad abbracciare la coscia destra e rilassa. Qui ritorna con le gambe al petto, distendi tutte e due le gambe in alto. Se non ce la fai a mantenere le gambe in alto senza incrocio delle dita, porta le mani dietro le ginocchia. Se invece ce la fai a mantenere questa posizione tranquillamente, porta le braccia a terra rilassate, respira e rimani 10 secondi in questa posizione. Ok, da qui dondoliamo, tiriamoci su e piano piano andiamo sulle ginocchia. Con calma spostiamo il peso dalle ginocchia ai piedi e poi srotoliamo la schiena
mantenendo le ginocchia piegate, l'ultima a salire, sempre sempre la testa. Prendiamo un bel respiro e rilassiamo, mandiamo l'aria fuori e stop. Grazie mille per aver partecipato a questa lezione di Postural Fitness. Noi ci rivediamo domani mattina alle ore 8 con domani è festa. No, non ci vediamo domani, ci rivediamo giovedì alle ore 8 con, vi dico se è upper o lower body, mi pare upper, dovevamo recuperarla una, e poi Postural Fitness nuovamente. Quindi vi auguro buona festa dell'Immacolata e a presto. Ciao!